è un discorso di chi ama sta città e di chi non l'ama. La decisione dello sciopero della fame e della sete è perché il cittadino si deve far sentire, si deve far sentire a tutti i costi. Cioè, se lasciamo far sempre fino a che non ci tocca il problema, non si sostengono le persone che magari, cioè, la dignità di un altro è anche la mia, perché un giorno mi ci posso trovare anch'io nelle stesse situazioni, anche io, te, chiunque. Non si può toccare la dignità, se si arriva a toccare il sociale, la dignità, allora, cioè, è finita. Cioè, con loro stiamo sotto dittatura, ma stiamo scherzando, famiglie che da qua da 100 giorni in una strada per lì, sotto il comune, e loro non sono mai scesi, non sono mai venuti qui, mai. Mai una volta, dicono no, con voi non ci parliamo, con voi lo sciopero della fame e della sete è un po' un discorso estremista, però per combattere l'estremismo, cioè, alla fine ci hanno portato loro a fare questo discorso. E oltre a questo, perché sennò attacchiamo sempre a loro, ma però l'opposizione, ma dove sta? Dove sta questa opposizione? Sta a sinistra? Sta a... dove sta? Cioè, il PD, ma dov'è? Ma dove sta? Non mica se vogliamo scordare che il segretario di quel partito era il vecchio assessore ai servizi sociali, eh? Ma se non combatte lui per questi discorsi, lui dovrebbe essere il primo a sta qua, non c'è sta. Ma come mai? La commissione che è stata formata per la graduatoria delle case popolari, chi l'ha fatta? Chi c'era dentro? Chi dell'opposizione è stato lì? Vado avanti fino a che loro veramente non si mettono seduti, con le varie opposizioni e mettono per scritto il tempo che danno per la costruzione degli alloggi che ci verranno con 26 milioni di euro. Io sono ignorante, non lo so quanti appartamenti ci possono venire e quanti non ce ne possono venire. Però li devi spendere tutti, no? Che Porriello firma l'accorporamento a Roma, così non c'hai più il problema dei 26 milioni di euro. No, voi stavate qui sotto a costruire case popolari, mo le costruite.